il prendersi cura, l'identità professionale da cui ripartire. È il tema dell'incontro che si è svolto al Teatro Bolognini di Pistoia, promosso dall'Ordine delle Professioni Infermieristiche Interprovinciale Firenze-Pistoia e destinato a infermieri e infermieri pediatrici. Noi abbiamo deciso di sviluppare questo tema dell'identità professionale. È un tema estremamente importante per le professioni sanitarie perché nel tempo, diciamo, l'identità è un qualcosa che si sviluppa già dalle prime fasi all'accesso alla professione sanitaria e poi nel tempo si migliora e si matura. Certamente con un periodo di pandemia che ha messo in difficoltà le professioni sanitarie tutte, è un tema da rispolverare per capire quello che effettivamente è la professione infermieristica nel suo essere più profondo, quindi dal punto di vista relazionale, dal punto di vista tecnico, alla vicinanza col malato. Professione che purtroppo ad oggi è sempre sottodimensionata con i numeri, con le caratteristiche assistenziali che potrebbe dare invece come estrema importanza agli esiti di salute per quanto riguarda la popolazione afferente. E quindi con una frase che ormai è diventato uno slogan, noi vogliamo dire a tutta la cittadinanza, a tutti gli interlocutori esterni ma anche a tutti gli infermieri che più che mirare ad essere eroi, noi miriamo ad essere i professionisti che accanto ai cittadini, in particolare ai pazienti, li possano aiutare a mantenere o recuperare la salute nel miglior modo possibile.